vamos a ver. Buonasera a tutti, scusate un minimo di ritardo, ma come al solito le linee, le solite cose. Allora, vediamo se ci siete, inizio, vi aspetto. Andiamo un po'. Ancora non vedo. Vediamo, vediamo se ci siamo. Non si sa. Eccovi, eccovi tutti insieme. Non vi vedevo. Ciao Elga, ciao Deborah, Stefan, Silvia e Maria. Grazie di essere qui intanto. Monia, Mirella e tutte le altre persone che già stanno seguendo. Scusate che muovo tutto. Questo fa parte del discorso di questa sera. Ciao Stefi, ciao, ciao Mariangela e ciao Mia. Allora, scusate, adesso mi fermo qua con l'elenco che io ovviamente leggerei tutti e di tutti e tutti saluterei. Scusate la mia stanchezza, ma è un periodo terribilmente pieno di cose, quindi fate finta di niente, fate finta di niente. Intanto facciamo questa nostra diretta insieme, come sempre. Felice di essere qui con voi perché è uno spazio anche per me di condivisione con tutti voi. Ciao Adele, ciao Claudia, ciao Mariella e ciao Stefania, Miriam, te l'ho detto Miriam, Giovanna e Monica, avevo detto che non lo facevo, ma vabbè, ho continuato. Allora, siamo già 41 persone, quindi possiamo iniziare. E questa sera io l'ho chiamato in maniera un po', insomma, poco corretta ovviamente, malattie, malattie non sono, no? In realtà sono, al limite potrebbero essere dei disturbi causati da questa esplosione vabbè, vi devo oscurare se no mi metto a salutare tutti quanti, di spiritualità, ok? Allora, un fenomeno che ormai è sotto gli occhi di tutti, un fenomeno che è sotto gli occhi soprattutto di chi tutti i giorni sta a contatto, no? Con le persone come me e come tanti di voi, no? Questo cambiamento che è in atto, che è molto bello, però passa ovviamente per varie fasi. E varie fasi, la fase di oggi è che viviamo in una specie di fiume travagliato anche a volte, di terapie alternative, spiritualità, dove c'è proprio di tutto. Ed è da una parte bellissimo, però è come tuffarsi dentro Google, no? Dentro una web. Dentro un mare immenso, un oceano di nozioni, di tecniche, di tutto, dove tutto va bene e tutto non va bene poi ad un certo punto, perché tante persone, per esempio, stanno iniziando ad avere un po' di problemi da sovraesposizione, io li chiamo, no? Perché tante persone poi che per voler ad un certo punto è come se scoprissero questo mondo che tu dici, ma cioè c'è sempre stato, non è che ce lo siamo inventati l'altro ieri, e scoprono questo mondo e dicono adesso voglio tutto in un istante. E questo è quello che, per esempio, io per iniziare subito il discorso, per andare subito nel tema, è quello che io chiamo il fast food della spiritualità. In realtà è un po' quello che molti chiedono, no? Chiedono in un istante. Certo, devo dire la verità, nessuno sfugge da tutto questo, perché anche io tante volte penso, dovremmo inventare un chip con tutte le nozioni, con tutti i libri meravigliosi, con tutto quello che vorremmo sapere, e lo infiliamo ed è fatta, sappiamo tutto. In realtà mancherebbe effettivamente tutto quell'iter che si fa che permette poi una vera evoluzione, no? Quella è la cosa poi, insomma, fondamentale, perché non è il dove stiamo andando, è ma come ci stiamo andando. Perché tutti è una cosa, è quasi incredibile, no? Che quasi tutti chiedano, ah, ma come faccio a fare più di corsa? Come faccio ad arrivare più in fretta? Cioè, persone che magari hanno fatto da me solamente una sessione e mi dicono, senti, ma alla prossima, no? Possiamo fare cioè, delle cose proprio, no? Lunari che tu dici, sì, certo, ci proviamo. Ad ogni modo, in realtà, così lo dico a tutti,
La nostra mente profonda ci porta laddove possiamo andare ed è giusto che noi possiamo andare solo dove possiamo andare, perché sarebbe veramente un fare dei gradini saltandone tanti altri e mancando di quell'esperienza di ogni gradino che uno deve effettivamente fare. Oggi questa cosa però, questa serata non è come una delle tante critiche, diciamo così, no? Perché c'è anche tanta critica. A me tanta critica sinceramente non mi interessa e neanche poi la seguo. Però perché fa parte appunto di scelte di vita, no? Perché se no uno sta lì e qualsiasi cosa è criticabile. No, non parto verso gli altri. Diciamo che il discorso che volevo fare io questa sera non è tanto da noi verso gli altri, quindi verso l'esterno, ma proprio verso l'interno, verso noi stessi, no? Perché effettivamente la prima non critica, ma la prima occhiata la dobbiamo dare proprio a noi stessi, perché effettivamente spesso ci troviamo poi a dire quello, sì, però io, e poi c'è questa divisione, arriviamo ad una divisione nella quale c'è o la persona che sa tutto o la persona che è molto brava e che magari per 10 milioni di motivi, fra cui la mancanza di autostima, che è una delle tante chicche che riusciamo a portarci dietro, finisce che si divide in queste due strade per le quali c'è grande arroganza da una parte, con persone che siccome magari hanno abbracciato una dottrina che non è neanche, diciamo, inventata da loro, e allora su quella dottrina si fanno paladini e boom, esiste solo quella e il resto lo distruggono. Gli altri, che magari sanno anche molto di più spesso, che però è anche per una cosa molto buona che si chiama umiltà, evitano, no, di fare queste di distruggere strade altrui, però poi non creano neanche la loro. Quindi questo di oggi è una chiacchierata un po' per tutti, nel senso, ma per tutti noi, ci metto anche me stessa in tutto questo, perché è normale che bisogna sempre partire da noi, anche perché è la cosa più facile. Però aspettate, perché guardo se ci sono intanto delle cose che scrivete, perché altrimenti mi perdo. Iniziate a fare domande, quando volete. Io ogni tanto mi fermo. Ciao a tutti, ciao. Mi spiace che non vi posso dire veramente tutti, ma siete tutti speciali. E Vassia, Vassia, Agapimu, che cosa capò? Che anche Vassia è greca. Io, come sapete, sono nata in Grecia, quindi ogni tanto gli amici greci vengono a fare capolino. E soprattutto quasi tutti gli amici greci parlano italiano, quindi non c'è problema per loro per comprendere. Quindi, allora, abbiamo detto, partiamo da noi stessi, no? Che è il primo punto importante. Visto che il lavoro lo vogliamo fare su noi stessi, guardiamo noi stessi, iniziamo da questo. Allora, una delle tante, ci sono tantissime, tantissime, tanti tips, come si dice? Aiuti, no? Che possiamo prendere, spunti, che possiamo effettivamente prendere dagli altri, però iniziamo a sentire quello che dà fastidio a noi, no? Perché anche qualcosa che io dirò stasera a qualcuno non darà tanto piacere, però è là quindi che dobbiamo andare a lavorare, no? Quindi avete visto che c'è tanta gente che ha il potere di prendere conoscenza, spiritualità, psicologia, medicina, e banalizzano tutto, ok? Questo è qualcosa che noi non dobbiamo fare, non dobbiamo banalizzare niente. Perché? Perché tutto ha una sua consistenza, perché tutto ha una sua importanza e potrebbe sempre essere utile. Quindi non è detto che se capiamo una cosa e andiamo verso una direzione, tutte le altre direzioni siano sbagliate, perché altrimenti facciamo la stessa cosa, l'avrò detto mille volte, che hanno fatto e fanno alcune religioni o alcune sette, per le quali o segui loro o sei assolutamente uno da distruggere, che già solo questo, no? Già solo questo farebbe capire che siamo lontanissimi da un discorso di spiritualità. Ed è un po' quello che si vede e che si sente anche quando parliamo, no? Con gli amici, fra di noi, e diciamo, ma come mai quella persona è spirituale,
però si comporta malissimo. Non è che, cioè, siamo tutti spirituali, quello è il discorso. Diciamo che ognuno sta nel suo punto di cammino e quindi più o meno siamo tutti buoni e cattivi, diciamo così. Insomma, questo va riconosciuto, ora ci arrivo comunque, no? Allora, io direi una cosa, fate la domanda a voi stessi, ok? Ah, ti piace dire che sei spirituale, ok? Questa è una delle tante cose. E che gli altri sappiano che sei una persona spirituale, quindi che dicano e ti considerino una persona spirituale. Qua c'è un'altra grande divisione, c'è chi va avanti con il cappello messo, io sono spirituale, e c'è chi vuole fare lo spirituale, però in certi contesti, perché altrimenti magari qualcuno lo può criticare e quindi magari non si vuole esporre. Quindi non si vuole esporre e a quel punto io dico, ancora non è iniziato allora il famoso cammino, perché ognuno di noi deve essere se stesso, se per essere noi stessi non possiamo andare a dire quello che siamo. Allora, a quel punto dobbiamo iniziare a fare un lavoro non solo su noi stessi, ma anche proprio, scusate, non parlo più, a forza di chiacchierare continuamente, e anche sugli altri, perché gli altri, così come noi accettiamo gli altri, se gli altri non vogliono accettarci, mi dispiace per loro, ma devono fare uno sforzo, almeno di comprensione, perché ogni persona ha il diritto di essere accettata e questo noi dobbiamo darlo agli altri, ma assolutamente lo dobbiamo anche chiedere e che venga ottenuto, non è che, cioè, ci sono delle cose che sono delle regole e va bene, non è che possiamo dire qualsiasi cosa a tutte le persone sulla faccia della terra, questo è poco ma sicuro, però neanche nasconderci, no? Perché? Perché questa della spiritualità, come diciamo sempre, grazie, e come diciamo sempre, cioè non è un qualche cosa che è nato oggi, noi siamo esseri spirituali e quindi non vedo che cosa ci sia di male di parlarne. Poi, scusate che bevo un attimo, eh. Grazie, grazie. Ok, allora, e quindi tante volte alcune persone se ne vergognano e anche sono scelte, non è criticabile. Ognuno deve prendere, deve aspettare i suoi tempi e va benissimo. Però lì già iniziate a sapere su cosa lavorare su voi stessi, ad esempio. La nostra identità, la nostra identità, che ci sarebbe il solito discorso enorme, e la nostra identità deve essere spesso riconosciuta dagli altri o no? Perché in realtà dobbiamo noi riconoscere noi stessi, no? L'identità è come se fosse l'ego, diciamo, no? E quindi l'ego è, poi insomma, generalizzato, ma insomma, passatemi questa frase detta così, diciamo che però fa male all'ego non essere riconosciuto, ok? Ed è per quello che tante persone quindi o si mettono questa bandiera dicendo io sono spirituale come se non fosse la cosa più normale del mondo, oppure ci sono persone che scappano da tutto questo. In realtà, ricordate che la spiritualità è un po', porta un po' alla dissoluzione dell'ego e dell'identità. Quindi una persona spirituale, se la possiamo chiamare così, non è che ha tanto interesse di definirsi in questa maniera, oppure se gli altri pensino, non so se cosa pensino di noi, non fa niente. Se uno pensa che noi siamo spirituali o no, non cambia niente. Cioè, noi dobbiamo essere sicuri di noi stessi, di quello che stiamo facendo e che stiamo facendo un percorso per noi, per far stare bene anche le persone che stanno accanto a noi, no? Quindi l'ego però non può essere basato sulla spiritualità e basta, no? Come quelli che dicono, ah, io sono quello che dicevo prima, io sono spirituale e via dicendo, perché è comunque un ego, è la stessa identica cosa. Poi abbiamo detto di cercare di evitare questo, poi è tutto normale, ci siamo passati, ci passeremo, o no, ma normalmente ci si passa, e in tutte queste fasi, diciamo così, spero non tutte in realtà. E questi
La cosa iniziale proprio che dobbiamo tenere a mente è che non esiste un cammino percorribile per tutti quanti, ok? Perché ci sono delle persone che effettivamente non si fanno delle domande, no? Prendono, come ho detto prima, una dottrina, prendono una strada, ci obbligano a intraprendere o quello che è un percorso tracciato che da altri o da loro quando già è tanto e pretendono che gli altri seguano quelle stesse identiche tracce, quello stesso identico cammino, che non è così, perché il cammino percorribile per tutti non esiste, no? E quindi assolutamente, anche se noi vediamo in noi stessi, riconosciamo questa cosa di voler far arrivare gli altri alla nostra stessa identica, al nostro stesso identico cammino, ovviamente dobbiamo fare un passo indietro, renderci conto, perché renderci conto è la cosa più importante, fare un passo indietro e pensare che sarebbe il caso di rivedere un po' le proprie convinzioni, perché i cammini, come si dice, tutte le strade portano a Roma, tutte le strade portano dove dobbiamo andare effettivamente nel mondo appunto della nostra spiritualità, no? Poi è vero che ci sono anche tantissime, tantissime persone, e anche idee molto valide. Per quello dico io, non possiamo evitarle in un certo qual modo, no? Perché dobbiamo poi non ascoltarle se magari lì c'è qualcosa che ci dà quella spinta oppure quella chicca in più, no? Che stavamo aspettando. Però ecco, insomma, attenzione a non, soprattutto se sapete che non avete una stabilità, no? Una centralità insomma, che porta comunque ad avere sempre un equilibrio stabile, cercate appunto di fare attenzione sia se vi incontrate con queste persone, sia perché voglio dire, arriviamo anche a persone, come avrete saputo, lo sappiamo tutti, dove ci sono poi delle sette, non ne ho sentite tante ormai, già da tanto non si parla di sette, però sette dove addirittura avrete sentito davvero tanti anni fa, quando a parte che pagavano ingenti somme di denaro per esserci. Ma alla fine c'erano quei suicidi di massa, no? Di quelle sette, cioè, allucinanti veramente. Però vi rendete conto che insomma ci sono delle persone che sono molto manipolabili ed è quello il rischio. Però siamo tutti a rischio, ragazzi, non è che stiamo parlando così, gli altri sì e noi no, siamo sempre tutti nello stesso identico oceano, i pesci che diciamo sempre, quei famosi pesci che non sanno che c'è qualcos'altro all'esterno dell'oceano, insomma. E ci sono appunto questi punti che io vorrei to toccare quello che ho detto prima appunto del fast food che non è proprio, non corrisponde mai una trasformazione interiore, spirituale, non corrisponde mai e poi mai ad una rapida soluzione, no? Nel senso che tante persone dicono ah, quanto mi manca per essere perfetto, che io davvero tante volte dico ma veramente se lo chiedono, no? Cioè questa però è la mia parte umana, no? La parte animica dice è normale che se lo chiede perché ovviamente se non se lo chiedesse non starebbe sulla terra. Però insomma effettivamente no, rimango un po' così tante volte perché tanti mi dicono ah perché io non voglio, no 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 perché questa è la mia ultima reincarnazione. Ma ragazzi, cioè contenti voi, contenti tutti, però sinceramente pensare di essere all'ultima incarnazione quando ancora non siamo neanche Buddha. È davvero difficile, nel senso se ci vogliamo prendere in giro, prendiamoci in giro, però insomma, poi tutto è possibile nella vita perché non è che sappiamo, però insomma, voglio dire, no, io di santi ancora oggi non ne ho conosciuti, insomma, non è che nascono 500 santi al giorno, sinceramente, e anche i santi, insomma, molti si sono reincarnati, quindi insomma, voglio dire, ragazzi, un bagno proprio, no, in quello, perché le cose sono due, o non siamo umili e non abbiamo capito, oppure non abbiamo capito come funziona tutto il cammino dell'anima, capito? E allora là ci ritorniamo, perché d'altronde ne abbiamo parlato tanto, ma ritorniamoci, no? Andiamo poi a vedere effettivamente che cosa succede quando moriamo, che cosa accade dall'altra parte, quando ritorniamo e via dicendo. Rifacciamolo tutto questo discorso quante volte volete, insomma.
Ah, scusate un attimo che guardo se ci sono le domande. Ah, che arrivano tutte insieme, scusate, scusate. Ecco, allora, Patrizia Greto dice, io oggi sono arrabbiata nera, una rabbia dentro mai provata. Brava, già il fatto che tu lo stai tirando fuori, lo stai riconoscendo, questa è un'altra cosa che ci serve, no? Adesso mi porta a dirvi quello che stavo per dirvi. Riconoscere questa rabbia già significa che non stai in un cammino sbagliato, perché molti falsi guru, falsi, su una strada. Ma non lo fanno apposta, è normale, ragazzi, non è una critica o qualcosa di cattiveria che gli altri fanno. Succede, è così, siamo esseri umani, ci passiamo quasi tutti. Spesso c'è una specie di imitazione, no? C'è lo spiritual imitatore, l'imitatore che insomma, tutti pensano che una persona che sta in un buon cammino spirituale, abbastanza avanti, sia una persona sempre equilibrata, sempre serena, sempre calma, senza problemi, cioè niente, niente di più sbagliato proprio. Anzi, come già abbiamo detto tante volte, sapete quanti problemi hanno veramente passato i grandi personaggi, non quelli come noi, quelli veramente grandi, no? Non quelli come noi che oggi piccoli piccoli ci pensiamo di essere alla nostra ultima reincarnazione, no? Cioè, ma quelli che veramente, insomma, hanno passato per dei problemi che sono disumani. Qual è la differenza? Non è che uno non ha i problemi, i problemi ce ne hai pure di più quando fai un certo cammino. È che altre persone non avrebbero potuto proprio sopravvivere a certi problemi. Non perché accade un terremoto e chi vive che. No, 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 no. È come lo riusciamo a vivere noi stessi dentro di noi. Quella è la cosa fondamentale. Quindi sei arrabbiata, hai fatto bene a dirlo, a riconoscerlo. Sentilo e senti da dove arriva tutto questo e su questo poi ci si lavora. Buonasera a tutti. Valeria Ilario dice: bello, mi piace quando ci si mette in discussione e si è aperti alle critiche, tra virgolette. Sì, ma apertissimi proprio. Ciao. Allora, Maria Teresa Minardi dice: le info sono molte, la confusione pure. Io prendo quello che ragiona con il mio interiore, brava. Il resto lo analizzo e se non mi piace lo lascio andare. Perfetto. Ottimo metodo. Monia Catalini dice: io penso che la spiritualità abbracci tutto senza giudicare. Brava. Però qua c'è una di quelle cose per le quali poi scavalchiamo verso quel non voler giudicare, che quella è un'altra cosa che facciamo in tanti, come quando vogliamo essere buoni, ok? Vogliamo essere buoni, non vogliamo giudicare e ce ne fanno di tutti i colori e poi quello ce ne fa peste e corna e poi ad esempio io ho deciso tantissimi anni fa di evitare questo silenzio totale nel quale io sempre vivevo, perché mi sono resa conto che stare zitta a volte è pericoloso, nel senso che a volte ti prendi delle responsabilità che non sai neanche tu fin dove possono poi portarti. Faccio un esempio: c'era una signora che aveva insomma una nevrosi. Per la quale insomma poteva essere anche ed è stato questo il motivo per il quale io ho smesso di stare completamente zitta, per la quale avrebbe potuto essere, diciamo, causare qualcosa a chiunque accanto a lei. E una volta una mamma di un bambino mi ha detto, dice, senti, che dici? Ha invitato mio figlio a casa, che dici? La mando, che non la conosco proprio, così. E io là mi sono sentita veramente davanti a un bivio, perché se dicevo quello che effettivamente era la situazione, ma non era per lavoro, era per amicizia che lo sapevo, quindi comunque se non l'avrei potuto dire in nessun caso, comunque avrei detto quello che realmente passava, accadeva. Ma se avessi detto le mie perplessità, ovviamente avrei parlato di una persona e non, questo assolutamente non si può fare. Se fossi stata zitta, nel caso in cui poi questa mamma avesse mandato il bambino da lei e fosse accaduto qualcosa, la responsabilità di questo qualcosa che è accaduto, non pensate che non me la sarei sentita io poi addosso?
Quindi ho trovato una via di mezzo dicendo, guarda, a me piacciono tutti, per carità, io però prima di mandare i miei figli da qualcuno aspetto molto. E così ho detto, insomma, ho cercato di limitare i danni. E effettivamente lei poi dopo non ce l'ha mandato, ha visto dopo qualche tempo le caratteristiche di questa signora e mi ha detto, meno male che quella volta mi hai detto io aspetto tanto, così io insomma, ecco, una cosa di questo genere. Non possiamo fare finta perché sennò diventiamo quei buonisti che non serve a niente neanche quello, perché c'è assolutamente bisogno di discernimento, ok? E dire una cosa non significa star lì a criticare, no, 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 significa vedere. Tante volte, per esempio, anche io vedo su di me delle cose, perché se io faccio finta che non vedo, non le vedo, non le voglio accettare, non significa che poi non esistano. Quindi è vero che accetto tutto di tutti, accetto anche io come sono, perché siamo così, non possiamo non accettarci, siamo così, però ci andiamo a lavorare per essere migliori, se no, come può esserci il miglioramento, no? Però hai ragione, in realtà abbraccia tutto, la spiritualità, senza giudicare, ecco, con un'attenzione particolare, perché se poi non possiamo giudicare, finisce che corriamo dei rischi, corriamo dei rischi. Poi, Alba Oro dice, talvolta dimentichiamo che un percorso spirituale non è un semplice corso. Siamo tanto presi dalla curiosità, dimenticando, brava, la sacralità di ciò che tocchiamo. Esattamente. È qualcosa di talmente tanto immenso che, anzi, io dico sempre: no, no, io me lo voglio vivere una cosa, una pietra preziosa alla volta, perché sono tutte scintille preziose quelle che andiamo a vivere e a provare. Quindi, no, no, viviamocele per quello che effettivamente sono, no? Ciao, Anna Maria, che belli. Mariella Azzara scrive: io dico che nella vita la coerenza paga sempre, esatto, un eccesso di ego pure, brava. Nel senso che non è corretto celarsi dietro il tema della spiritualità per predicare bene e razzolare male, bravissima, perché poi effettivamente quando andiamo a sentire poi, ah, perché quello lo odio, ma un odio? Cioè io veramente tante volte dico, non si è mai sentito parlare così tanto, no? Di odio, voglio dire. E poi ritorniamo sempre alla stessa identica cosa, quando diciamo alla persona spirituale. Qual è il senso di tutto questo, no? Cos'è questo? Non ho ancora ben capito quello che gli altri intendano, perché io dico sempre, quando mi dici sei spirituale, certo, ci siamo arrivati, siamo tutti spirituali, quindi, cioè, non è sta cosa che, allora diciamo un pochino meglio, stiamo facendo un cammino spirituale, ammettiamo di avere un'anima, uno spirito, una vita dopo questa vita, contrariamente a quello che fanno tutte le altre persone, il resto del mondo che magari non pensa che abbiamo un'anima, che non pensa che abbiamo uno spirito, non accetta che abbiamo una vita dopo la morte e quindi però con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, non perché noi pensiamo questo dobbiamo pensare di essere migliori o assolutamente avanti a chissà chi, perché? Perché lo diciamo sempre, non siamo fatti solo di un canale e seguiamo quello e allora è una corsa, no, a chi arriva prima, no, siamo fatti di tanti percorsi per i quali magari in una cosa sta avanti uno e in qualcos'altro sta avanti un altro, quindi non esiste questa corsa che pensiamo, questo guardarci se sto avanti, se sto dietro, sono cose ormai passate, proprio nel paleolitico, capito? Già doveva essere avanzata la cosa, invece ancora siamo qua, però siamo in cammino, è già qualcosa. Poi, razzolare mare. Patrizia dice, gli spirituali sono tutti buoni, io mi sento davvero cattiva oggi. No, 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 no. Solo perché siamo sulla terra, ogni sacro giorno abbiamo tantissime volte la possibilità di prendere delle decisioni, sono buono o sono cattivo, perché non siamo appunto anche solo spirito, ovviamente. Poi, Maria Teresa Minardi scrive: no, io sono quello che sono, se non mi piace, se non piace lo capisco, lo accetto e vado oltre, esattamente. E Oriana Andriolo, ciao Oriana, dice: cosa intendi per persona spirituale? Era quello che dicevo un attimo fa.
Poi Nicoletta dice, per te Pamela è normale che persone che sono anni che stanno nel percorso di spiritualità siano tanto aggressive e critiche su chi ancora non ci sta? Brava, è proprio questa la cosa che sono proprio, c'è una grande confusione, capito? Sono, oltretutto pensano, spesso accade proprio questo, che si identificano con delle esperienze, oltretutto neanche personali, ma di altri, iniziano a credere che con questa identificazione diventino l'incarnazione di qualche cosa, no? O anche di quelle idee, di quel qualcuno o di un determinato movimento, di un determinato, di una determinata filosofia, e da quello partono, perché dobbiamo anche calcolare questa situazione del gruppo, no? Del gregge, che in realtà nella vera spiritualità, in un cammino spirituale profondo, vero è sempre tutto relativo, è reale, è vero, lo prendete sempre come relativo, senza che lo dico sempre. E in un cammino spirituale profondo, tutto questo poi passa in secondo piano, capito? Perché è tutto molto interno, è molto personale, e invece c'è questa cosa del gregge, del gruppo, che fai gruppo, e quindi ci si crogiola sul fatto che magari alcune persone ti dicano alcune cose che ti fanno sentire più importante, no? Più forte, migliore in qualsiasi modo, e su quello poi ci creano questa fantasia, perché poi è una fantasia di identificazione. Ed effettivamente poi in realtà quello che si trova e da cui dobbiamo stare lontani, anche da noi stessi se ci ritroviamo in questo che stiamo dicendo, una grande aggressività, una grande aggressività. Anche nei corsi, per esempio, di medianità, no? Ci sono delle persone, degli insegnanti, io ho visto, ma veramente dico, allora, cioè, un insegnante non è che un insegnante perché se lo scrive così a caso, un insegnante deve avere delle qualità per quanto mi riguarda, ma in generale, anche nella scuola, proprio in qualsiasi tipo di scuola, devi avere come prima qualità proprio quella di essere paziente, no? E secondo il fatto di sapere che tu stai insegnando, quindi si presuppone che gli altri stiano là per imparare, quindi non c'è nessuno che può essere trattato come un povero demente, cioè non esiste, non esiste. E invece ho trovato spesso una prosopopea, una arroganza, e tante volte io dico, ma santa pazienza, dico, neanche stessimo là, voglio dire, anche se fosse matematica, e dice, quello non lo capisce, se non capisco, non lo capisco, cioè stai là perché me lo devi spiegare, o perché in qualche modo, trovalo tu il sistema, perché il bravo insegnante è quello che è bravo con la persona che non è brava, no? Con il bambino che non è bravo, voglio dire, sono capaci tutti a fare gli insegnanti se poi hanno tutti i geni sotto mano, è normale. Però questa mancanza di pazienza, no? Come per esempio anche quando io, insomma, seguivo dei corsi così, coi contatti, ma voglio dire, non è che stiamo parlando di che colore è oggi il mare, capite? Cioè, è qualcosa di importante. Quando le persone vengono da me e mi dicono, ah, perché magari piangono, perché sono state trattate male, ma veramente. Assolutamente no, scappiamo da tutto questo, scappiamo da noi stessi se facciamo questo, perché tante volte, questo è quello che volevo dire, non per criticare il resto, non fa niente, gli altri lo fanno, ognuno fa quello che vuole, guardiamo noi stessi e cerchiamo di migliorare. Quindi questo assolutamente hai ragione, Nico, è proprio una delle cose che stanno più lontane da quella che è una persona che segue una via spirituale. Mariella Zarà dice: presto o tardi le maschere cadono e le persone si mostrano per quello che sono. Infatti, l'unica cosa è che ci dispiace che abbiano magari fatto poi qualche danno a qualcuno, ma d'altronde, se quel qualcuno ha ricevuto quel danno, si vede che da quello poteva imparare e quindi fa parte sempre di questo cammino che doveva essere fatto. Poi, Sara Mastroianni dice: forse dobbiamo chiederci chi siamo? Il nostro spirito, la coscienza o qualcos'altro? Io direi ho tutto, no? Questo qualcos'altro è tutto insieme, certo. Questa è una domanda che bisogna arrivarci sulla terra.
Buonasera Ellie. Maria Teresa dice: i dogmi non mi piacciono, devo sentire dentro la verità. La mia verità è basata soprattutto dal mio sentire, perché già ce l'hai sviluppato, capito? Effettivamente. E quindi tante persone poi che non ce l'hanno sviluppato invece rimangono invischiate, perché sapete che tanta gente mi dice: ma è possibile che quello c'ha tanta gente che lo segue e non è chiaro a tutti che no. Perché siamo talmente tanto tutti diversi che effettivamente non tutti hanno questa chiarezza mentale, non tutti hanno questa capacità di discernere, di discernimento. Buonasera. E Adele Longhi dice Scientology. Infatti, esattamente, esattamente. Non è che siamo andati in tanti anni lontani ancora. Ciao, poi Patrizia dice: io sono alla prima, quantomeno qui. Ma guarda che siamo tutti alla prima, guarda. E Ellie dice: io non so nemmeno chi sono, che è già un grande passo avanti. E Adele dice: ma come fanno a sapere che è l'ultima? Perché magari gliel'ha detto qualcuno, capito? Gliel'ha detto qualcuno, e quindi il problema è che ci credono pure. Non è, cioè, questa è la cosa che io mi dico sempre: non è che siccome qualcuno va detto qualcosa, quel qualcuno è arrivato, ha parlato Zarathustra. Cioè, ragazzi, dobbiamo farlo noi un discorso su noi stessi, dobbiamo sapere noi chi siamo, non perché qualcuno ci racconta chi siamo. Allora, se quel qualcuno ci racconta chi siamo e noi sentiamo che dentro di noi risuona qualcosa, allora sì, andiamola ad ascoltare. Se no, ascoltiamo, passeggiate e arrivederci. Maria Teresa dice: perfetto, più imparo più capisco che non so nulla, già viene proprio da lontano, è vero. Lungi da me sentirmi perfetta, io sono qui per imparare ad amare ed è difficile, brava. E quando diventa più difficile, ci sono ancora le prove, sono ancora più difficili, a quel punto sappiamo che stiamo andando bene. Che disastro. Giuliana Biazzo dice: forse più che il giudizio è come ci rapportiamo con esso, forse, ma non so. E dice: sì, è vero, lei ha detto bene, perché quello è la cosa anche importante, no? Che non dobbiamo, non ci interessa niente. Ad un certo punto, quando lavoriamo su noi stessi, non fa niente se qualcuno ci contraddice, se qualcuno contraddice le nostre credenze. L'unica cosa, ecco, è non ignorare le proposte costruttive, quello sì, no? Perché altrimenti diventiamo invulnerabili, no? A qualsiasi altra persona, e quindi ci rifiutiamo di considerare altre informazioni, e quindi anche questo diventa poi un problema. Roberta dice: l'avrei fatto anch'io, penso che dicevi di quella signora, sì. E Sabrina, aspetta, scrive: credo che quando si intraprende un cammino spirituale lo si faccia perché si ha bisogno di andare oltre la materia. Si arriva a capire che nessun oggetto né altra persona ti può far evolvere se non tutto quello che puoi ritrovare scoprendo te stesso. E poi queste piccole conquiste le puoi donare se richieste al tuo prossimo. Brava, esattamente. E qua arriviamo ad un altro capitolo importante, che è quello dell'aiuto al prossimo, ok? Tante persone mi dicono, ma veramente tante, vogliono diventare tutti terapeuti, ok? Che va più che bene, sempre con un tot di ore, no, di lavoro, perché non è che possiamo fare tutti, perché fra un po' saranno tutti terapeuti e non ci sarà nessuno da aiutare, perché sinceramente, a parte, insomma, terapeuta è un po' un parolone, no, in questi casi, però diciamo persone che aiutano gli altri. Non è così semplice, nel senso che comunque è come chi insegna, no? Il fatto di insegnare, che dicevo prima, bisogna davvero mettere tutto di noi stessi, no? E devo dire che però ci sono anche tante persone che non sapevano di avere queste grandi qualità, le stanno tirando fuori e diventano delle persone bellissime, bellissime. Da poco, per esempio, ho sentito una nostra allieva che ha fatto una lezione, secondo me, eccelsa. È andata in Australia e, insomma, sta facendo là un ottimo lavoro. E
ha parlato appunto infatti di inclusione, accettazione, tolleranza, ha fatto un bellissimo discorso che ora insomma non vi sto a fare anche perché era in un gruppo molto chiuso e quindi rimane fra loro, però mi è piaciuta tantissimo ed era una ragazza che aveva all'inizio grandi problemi, anzi proprio ha fatto ipnosi proprio per fare, per parlare in pubblico, è iniziato da quello, quindi insomma è stato davvero molto bello il suo percorso. Bello vedere appunto che tante persone che non pensavano di essere portate in tutto questo in realtà lo sono. Erika Marchesin, ciao, dice ciao cara, io penso che il percorso personale di ognuno è speciale proprio perché è unico, secondo tempi e modi diversi, e in questa unicità si riscopre di essere tutti lo stesso, parte dell'uno. Esattamente, guarda, chiudiamo la serata, hai già detto. grazie Livia. Poi, grazie a tutti voi, come si fa, chiede, dice Vera, come si fa a rapportarsi con persone che portano rancore a un proprio caro? Io ci sto tanto male e mi accorgo che il perdonare per loro non esiste e a volte ho cercato di farli ragionare, ma credono sempre di aver ragione. Lo so, quello infatti è un grande problema che non è solo per il fatto del perdono, è proprio per tutto, perché è anche, manca lì la capacità di comprendere quali sono i danni che si stanno facendo alle altre persone e soprattutto poi di riflesso anche a se stessi. Quindi sai, là sono discorsi molto, molto lunghi e vanno poi su dei disturbi anche della personalità spesso. Poi Maria Teresa dice, siamo tutti maestri e tutti allievi, esattamente. Ognuno può imparare da ognuno di noi. Io ho imparato tanto da mio marito, eppure era la persona più semplice che abbia mai conosciuto, esattamente, esattamente. Patrizia dice, io lo vedo lo spirito che mi sta facendo perdere la pazienza. Sono arrabbiatissima con lei, se fosse viva le darei una testata, non ho voglia di perdonare, prima la soluzione è guai che mi ha combinato, poi il perdono forse. Sei sotto una grande prova, Patrizia, veramente una grandissima prova. Poi, sai perché parlate fra voi e mi fanno ridere le faccine. Poi, Mia dice, lo diceva uno molto tempo fa. L'unica cosa che so è di non sapere. Poi dice Ellie, posso chiedervi se avete visto cambiamenti nelle percezioni extrasensoriali? Beh, questo ti sta scrivendo Patrizia, no? Che ti dice che tipo di percezioni. Ora guardo se sotto è scritto che tipo di percezioni. Vabbè, tutte le percezioni. Ma a chi lo chiedi? Alle persone che stanno adesso qui nel gruppo? Aspettiamo di sentire che cosa dicono. Ciao Antonio. Oriana dice, a volte le persone più religiose sono le più rancorose, le meno disponibili al perdono e all'amore. È una cosa che ho constatato con stupore. Già. Alba dice, presuntuosetti. Ellie con la vista periferica. Ah, e dicevi delle, aspetta, le percezioni extrasensoriali con la vista periferica. Sì, ma in quale occasione? Spiegami meglio che cosa volevi dire. Allora, o sapere o chiedere. Sara Mastroianni dice: se siamo il tutto, possiamo sperimentare nel silenzio e nell'amore nel cuore. Già. Alba dice: bravi gli insegnanti che riescono a tirare fuori i doni nascosti in ognuno di noi. Esattamente, ed è quello che bisogna fare, anche perché noi lo diciamo sempre: non è quello che andiamo a dire, a raccontare, perché. Per quello ci stanno al limite anche i libri, no? Poi certo la spiegazione, che cosa fa in realtà un insegnante? Io ho un insegnante eccezionale di teosofia che dice sempre, ma è veramente eccezionale, e lui dice sempre, ma io in realtà che ho fatto una fusione di tutto ciò che ho letto, sentito, percepito, e ve la riporto, no? Ed è quello che effettivamente uno fa poi, perché... ci mettiamo dentro un po' tutto, anche le percezioni extrasensoriali, e ci mettiamo tutto di noi, per quello poi un insegnante è più o meno bravo, non perché sappia ripetere a pappagallo magari tutta un'enciclopedia, assolutamente no, è perché sa trasportarti in quel qualcosa anche senza le parole, perché è effettivamente la cosa più bella. Ricordo che in un corso abbiamo fatto, ogni tanto lo facciamo, un valzer con il mondo dello spirito ed è stata una meraviglia, è sempre meraviglioso e là insomma
insomma, le persone riescono a capire quello che io voglio dire quando dico quanto ci aiutano, il rispetto, no, che gli dobbiamo, il rispetto che ci portano, che è qualcosa di veramente meraviglioso, e quanto ci aiutano. Quindi, vediamo se sì, le ho lette, credo tutti. Quindi, se ci siamo, sentiamo superiori agli altri, siamo fuori strada. Se sentiamo che possiamo stare assolutamente solo dentro di noi, dentro, scusate, un gruppo di persone come noi, siamo fuori strada. Perché quando la verità aspetta, scusate, perché dice Patrizia, dice comunque ascoltarti poco poco mi ha calmata. Beh, vedi, meno male, almeno questo, no? Anche se solo per questo la serata ha avuto il suo successo, chiamiamolo così, un successo d'amore. Quindi questa, dico, noi dobbiamo imparare a stare bene con tutti. È normale che dopo un po', a me, secondo me, non mi si avvicinano proprio più certe persone, grazie al cielo, dico io, questa è sempre la Pamela, forma umana che parla, no? Dobbiamo imparare ad avere la capacità di stare bene assolutamente con tutti quanti, capite? Perché altrimenti diventiamo come quegli altri che dicono, ah, quelli no, perché, ma figuriamoci, no, dobbiamo stare bene con tutti. Certo, se possiamo scegliere, scegliamo di stare con persone con le quali possiamo fare certi tipi di discorsi, questo è indubbio. Però, ecco, evitare di stare con gli altri perché ci sentiamo superiori, siamo veramente fuori strada, no? Bisogna accettare. Non bisogna disprezzare le idee altrui mai, perché un giorno ci potremmo sempre trovare. Sapete sempre quella cosa che si dice che com'è, non, vabbè, non si può dire magari. Comunque di non criticare perché poi è come un boomerang che torna indietro, no? E a quel punto se noi lo facciamo con gli altri, poi accadrà in qualche maniera anche con noi. Quindi nessuno ha questa grande verità in tasca e neanche se noi prendiamo le verità di altri, sì, è una verità sicuramente, ma parziale e soprattutto perché viene magari da... è come noi oggi, ok? Quello che noi stiamo dicendo oggi che per noi è una grande verità, oppure... certo, sono cose oggettive tante volte, non sempre sono solo cose soggettive. Ma fra 500 anni, fra 1000 anni, no? Tutti questi problemi attuali, le persone che oggi non possono parlare perché se no la vicina magari non la saluta più e non esisterà più, tutto questo sarà veramente un qualcosa di antico, capite? Quindi rimaniamo aperti, rimaniamo sempre, sempre, sempre molto aperti, una mente proprio che può quantomeno prendere in considerazione tutto. E poi andiamo avanti e vediamo. D'altronde anche la cosa bella è capire che abbiamo capito male, perché significa che la nostra mente si sta evolvendo un po' di più e quindi riusciamo a capire un po' di più, no? Cioè, quanto di meglio, insomma, voglio dire, non è che siccome avevamo capito male, cioè, no, non lo dico perché no, no, io lo dico proprio, così perlomeno che si sappia che non avevo capito niente, no? Magari, meno male, perché tutti devono sapere che tutti possiamo sbagliare. Perché poi c'è anche tanto disprezzo, ah, perché se quello, mamma mia, ragazzi, proprio niente, non saltiamo proprio, no? Quindi ecco, non è che possiamo utilizzare tutto questo come un pretesto per creare un ego che sia intollerante a tutti gli altri, capito? Però certo non è che ci dobbiamo far mettere piede in testa, questo senza dubbio, insomma, mettiamo limiti, ecco, questa è la cosa, mettiamo i nostri limiti ed eliminiamo tutto ciò che quando arriva addosso a noi, arriva con una forza che non ci fa bene, non è possibile. Quindi un limite, là arrivi, tutto bene, per il resto pace, amore e ci mangiamo un gelato insieme, voglio dire. Un attimo, un attimo, un attimo. Allora, Maria Teresa, io vedo nelle foto lo stato di salute delle persone. Brava. Intendi questo per sensazioni extrasensoriali? L'ho scoperto per caso, ma lo considero una condanna, non un dono. Allora, stai rispondendo a... Aspetta, chi era che aveva chiesto? Un momento, un momento. Chi era che aveva chiesto? Ellie.
Ellie, no? Mi sembra di queste. Vediamo adesso che dice Ellie, perché non so di cosa, a cosa si stesse riferendo. Per quello che dici tu, invece, Maria Teresa, dici: ma in realtà questi che noi chiamiamo doni, io lo dico sempre, sono cose, sono. Non è che sono doni. Arriviamo sulla Terra con questo spesso perché abbiamo lavorato nelle altre vite, così come nella vita successiva lavoreremo in questa, spero, e avremo doni, chiamiamoli così, capacità che però non è che ci sono state regalate perché siamo tanto simpatici, sinceramente, perché ci abbiamo lavorato. È per quello, insomma, che poi tante volte si fa il discorso, ma quella persona che è capace di fare quello non me lo fa gratis, ho capito, ma quello ha lavorato chissà quante vite comunque per fare, e non sono lavori semplici, tutto ciò che stiamo facendo che è complicato, non perché sia complicato in sé, ma perché è complicato mandarlo avanti e portarlo avanti, no? Con costanza, con perseveranza, con tutte le persone che magari intorno, non nel mio caso, grazie a Dio, però magari ti dicono: ma che dici, ma che stai facendo, capisci? Quindi quella è il lavoro forte. Aspetta, Mia dice Patrizia Greto, la bellezza del gruppo è il sostegno, esatto. E la cosa bella di questo gruppo qual è? È che la pensiamo in maniera diversa a volte no, ovviamente, e siamo comunque tutti amici, no? Ci vogliamo comunque bene, comunque è veramente una famiglia, voglio dire, quando c'è stato il lockdown, vi ricordate, abbiamo cercato di fare di tutto per stare ancora più insieme, sempre più presenti. Io sono stata con voi, però ovviamente voi siete stati con me e per me è stato importante, capite? È stato importante, penso, per tutti quanti, per tutti quelli che hanno capito che cosa c'era sotto tutto questo, no? Era davvero un grande affetto quello che abbiamo sentito e che ancora c'è e che sicuramente sta crescendo, perché poi con tanti, anche se non ci siamo mai visti, ma siamo amici, no? Quell'amicizia che è amicizia anche se non ti vedi, che è amicizia anche se non ti sei mai conosciuto, ma io so bene che ci sono delle persone qua che, sulle quali io posso contare, per esempio, così come loro possono contare su di me, e questo ha un valore per quanto mi riguarda. Già lì c'è un valore aggiunto a quella che è poi una vita fatta senza un cammino spirituale più acceso. Anna Maria dice: io non riesco a stare con tutti senza disprezzarli, provo a farmela alla larga, a tenerli alla larga. E comunque molti ormai non si avvicinano neanche a quello che dicevamo. E Mia scrive: io rispetto tutti, ma sto a distanza di sicurezza. E già, perché tante volte è pure pericoloso. Poi Alba dice: il buio teme la luce, poiché quando arriva la luce il buio scompare. Infatti è questa la cosa che io dico sempre. È vero, che tante volte, insomma, sembra il contrario, però abbiamo mai visto una luce, scusate, un buio che spegne la luce? Mai. Però la luce sì che illumina il buio, quindi su questo dobbiamo mantenere le nostre speranze, quantomeno. Poi. Barbara dice: a me sta molto aiutando a non giudicare gli altri il percorso di regressione che stiamo facendo. Quando ti rendi conto di aver fatto gli stessi errori, con che coraggio critichiamo se l'abbiamo fatto pure noi? Brava. E infatti, a parte tu Barbara sei proprio brava, voglio dire, perché con poche regressioni hai fatto veramente grandi lavori. E devo dire che effettivamente uno dei primi cambiamenti che si hanno quando si fa il lavoro su se stessi è proprio quello, no? Ti rendi conto che anche noi siamo stati quello che oggi sono altri, quindi intanto iniziamo a non solo a non criticare, ma a comprendere, perché se quella persona per questo specifico caso, voglio dire, non è avanti, non è alla stessa identica, allo stesso gradino, diciamo, magari sta avanti su tanti altri gradini, però su quello è un po' in disaccordo per dove siamo noi, magari. E quello crea un grande dolore, no? Perché non è capace a magari a intendere, non ha empatia, facciamo esempio, e quindi ci crea qualche problema serio o ci fa soffrire molto più semplicemente. A quel punto, certo, non è facile, come dice Patrizia, sarei arrabbiatissima anche perché è gente che ti crea tanti problemi, però alla fine, se tu vedi che magari sei stato lo stesso,
chissà quante vite fa, ma anche nella precedente, ma anche in questa, perché magari non è che le regressioni sono fatte per andare per forza nelle vite passate, però anche in questa vediamo che abbiamo fatto degli errori, a volte senza neanche renderci conto, non è, lo facciamo così. Quante volte involontariamente dici, oh, porca miseria, scusate la parola, e ti rendi conto che, non, che hai fatto qualcosa che l'altra persona può aver preso, no, in maniera completamente che tu proprio non ci pensavi proprio, eppure succede. È così. E poi dice appunto Maria Teresa, dice già chi è senza peccato scagli la prima pietra, brava, che se noi avessimo letto e sentito tanto bene gli antichi, già saremmo avanti, no? Perché poi Mariella scrive, si rimane delusi quando si hanno aspettative, già brava, penso che la vita sia bella e che se impariamo a star bene con noi stessi riusciamo ad esserlo anche con gli altri. Senza presunzione, eccesso di ego, aspettative, dipendenze affettive. Brava, guarda, hai fatto proprio un riassunto di tutto ciò che volevo dire. Siamo tutti figli di un grande universo, viviamo tutti sotto lo stesso cielo, concentriamo le nostre energie positive per evolvere, connettiamoci con il divino per migliorare le qualità della nostra vi delle nostre vite. Perfetto, qua ci scatta l'applauso e grazie, grazie di tutto. E Patrizia risponde: Maria Teresa dice non è una condanna. Io se mi. Ah, è vero, non è una condanna, Maria Teresa. E io se mi mostri le foto sono anche peggio. Se sono persone scomparse e vedo la foto, so se sono morte e vedo pure dove. Hai solo una visione in più. Esattamente, anzi, si può aiutare. Scusate che bevo di nuovo, eh. E Maria Teresa dice. È brutto vedere chi soffre oppure vedere che la persona nella foto è trapassata. Beh, fin quando pensi al trapasso come una cosa terribile, no? Poi dopo, quando vedi che è solamente un passaggio di dimensione, certo, noi è chiaro quando succede, ragazzi, non è che possiamo dire che facciamo salti di gioia senza nessuna eccezione, però sappiamo. È di grandissimo aiuto, insomma, e poi per aiutare gli altri dobbiamo proprio aver fatto questo passaggio, no? Questo passaggio nel capire che effettivamente questo cambio di dimensione altro non è che il cammino che continua e dobbiamo essere contenti, no? Perché comunque continua. Poi e possiamo aiutare gli altri, con queste capacità, ovviamente, lo sapete bene. Barbara risponde a Barbara e dice: mi sono accorta che criticavo negli altri proprio quello che avevo sbagliato io vite prima, proprio quella è già, è proprio così. E poi risposta Maria Teresa: Maria Teresa, Patrizia, io ho capito che avrei perso a breve mio marito da una foto inviata su WhatsApp, bruttissimo. Mannaggia i pesci, poveri pesci. Però sì, lo so ragazze, c'è sempre il rovescio della medaglia, no? Mi fermo un attimo così perché penso sempre a una frase appunto che diciamo sempre che il fatto di essere sensibile poi ovviamente fa anche soffrire tanto, però anche quanto amore sentiamo, no? C'è una bella differenza. Poi state parlando fra voi. Poi dice, Alba risponde ad Anna e dice, più che disprezzarli dovresti ignorarli, esatto. Roberta dice, mi guardi indifferita, poi dopo, tranquilla, certo. E Oriana scrive, stiamo con tutti, ma non possiamo parlare di alcuni argomenti con tutti, certo. Quando ho scoperto la metafonia, presa dall'entusiasmo, all'inizio a volte ho provato a parlarne per consolare qualcuno, bravissima, ma c'è il rischio di essere presi per un po' per svitati. Che non è tanto quello il rischio, perché chi se ne importa se uno viene preso per svitato. Il problema è che magari quella persona non è pronta ad ascoltare, quindi quando noi andiamo ad aiutare gli altri, che è una cosa importante che avrei voluto dire appunto stasera, quando noi abbiamo questo desiderio di aiutare gli altri, attenzione, perché pure là sì, ego, che si mette là vestita a festa con i fiocchettini, perché poi in realtà spesso aiutare gli altri fa bene a noi stessi, senza dubbio. Però pensiamo a noi, invece no, l'aiuto verso gli altri è pensando esclusivamente agli altri. Noi dobbiamo proprio sparire e ci sono solo gli altri, quelli che stiamo aiutando. Quindi l'attenzione deve essere puntata su
questa persona, no? Che cosa può essere pronta ad ascoltare? Perché poi ci sono anche tante persone che vanno nella parte opposta, un po' come quegli insegnanti che per spronarti ti distruggono, no? Che tu dici, ma scusa un attimo, dice guarda, ti avrei potuto mettere 8, ma ti metto 5 perché così fai di più. No, e a me se tu mi fai una cosa del genere, per esempio, io ti dico non vengo proprio più, ciao, non mi interessi, capito? E invece... Giusto, la giustizia, no? La giustizia, però è una giustizia che uno, insomma, in questo caso deve essere modulata a seconda della persona per quello che, per il momento che sta vivendo, per quello che può accettare e con grande rispetto per il fatto che la persona stia soffrendo, momento. Poi. E Claudia dice: il mio problema invece che le amicizie che un tempo tanto mi facevano stare bene, adesso con il percorso che sto facendo sono completamente in dissonanza. Non posso condividere le mie nuove consapevolezze con loro, ma allo stesso tempo mi dispiace mollarle improvvisamente. Ma non è che le devi mollare proprio, solo se stai male con loro, ma in realtà non c'è motivo per mollarle, anche perché a volte è vero, si sta un po', anche un po' troppo, no? Con certe amicizie. Non è che possiamo stare sempre tutti attaccati, voglio dire. Quindi se queste persone tu comunque le vedi una volta ogni tanto, tanto non succede niente, non fa niente, si parla, no? Parliamo di altre cose, non, anzi, meno male, così possiamo parlare anche di qualcosa che magari abbiamo lasciato indietro. Mariella Zara dice grazie, detto da te un gran bel complimento. E beh, tesoro mio, quello che è giusto è giusto. Poi ah sì, stanno parlando fra di loro, quindi ok. Perfetto, ok. No, scusate, non leggo perché è una conversazione, diciamo, privata e poi c'è anche il cagnolino. Allora, quello che volevo dire, no? L'altra, fra le tante altre cose, quando per esempio facciamo yoga, meditazione, quello, quell'altro, leggiamo 18 milioni di libri. Amore, aspetta un attimo, cucciola. Aspetta, vabbè, mettiamo questa così non mi vedi, se no. E lo mettiamo, no? Dobbiamo per forza appunto metterlo su Instagram, Facebook, lo faccio pure io, perché capiate. Però ci sono tante motivazioni per il quale uno lo fa. Lo facciamo soprattutto perché ci piace condividere con gli altri un qualcosa di bello per noi, no? È un po' come quando chiedi a un'amica, no, dai, vieni pure tu perché è talmente una cosa bella che no, da sola sembra, no, che perde un po', cioè, che vorresti condividerla con tutti quanti. Ecco, questo è importante e va bene solo se non c'è sotto un bisogno di riconoscimento e approvazione esterni, no? Perché spesso invece sotto sotto si cela un po' questa cosa che gli altri ti debbano riconoscere, o meglio, che tu riconosci te stesso da quello che gli dicono gli altri. Ma in realtà quando stiamo facendo un percorso spirituale fatto bene, tutto è indifferente, diventiamo indifferenti a tutto questo, capito? Non ci interessa più, non che non ci interessi totalmente quello che dicono gli altri, però insomma. Sì. Ascoltiamo, ma insomma non gli diamo, non sono gli altri a definire noi stessi. In realtà ognuno definisce se stesso con quello che dice, con quello che fa soprattutto. Patrizia dice: io avevo un'amica molto simile a me. Quando le ho fatto sapere, capire che facevo scrittura automatica in altre lingue, si è spaventata. Mi ha presa a parolacce e non mi parla da 3 anni. Io le ho solo ricordato che era con me in altre vite, ecco così gli hai dato proprio altri 3 anni, te li passi senza il suo saluto. Ma sì, bisogna capire effettivamente che alcune, ma guarda che quelle sono tutte paure poi spesso, perché le persone no, quando non vogliono accettare, non vogliono capire, non vogliono vedere perché hanno una gran paura. Poi però tranquilli ragazzi, perché io lo dico sempre, è un po' come il discorso, no? Delle terapie energetiche, delle terapie essene, di tutto quello che facciamo, non ci crede nessuno, però poi dopo quando capita, ah, tutti di corsa, che tu dici, beh, magari se venivi un pochino prima, magari facevamo, no? Un po' più con calma e magari era più facile.
Poi Alba dice appunto, non le molli, ma se non puoi condividere il taci e basta, ascolti, che già ascoltare è un grande esercizio. Maria Teresa dice, io ho amici con cui non posso assolutamente parlare della mia crescita spirituale, ma voglio a loro bene e quindi aspetto che un giorno siano in grado di venire e chiedere. Siamo tutti qui per capire, brava. Mettiamo tutti i semini, ok? Anche con quello che facciamo, anche con i silenzi spesso mettiamo dei semini. Ops. Importanti e poi dopo ognuno così come magari li hanno messi con noi e poi dopo ognuno nella sua libertà di scelta sceglie di seguire la propria essenza perché è quello che dobbiamo fare oppure no. La libertà è una grande cosa. Giorgio Fertini, ciao. E dice, se si possiede il dono della chiaroveggenza, non è un po' imbarazzante ritrovarsi in tanti anche nei momenti di intimità? Chiedo per un amico. Aspetta, in che senso ritrovarsi in tanti? Dici Giorgio. Ritrovarsi in tanti anche nei momenti di intimità. Non ho ben capito, scusa, sono rimasta. Sono incantata che pensavo. E poi dice chiaroveggenza, mica telepatia, diceva Patrizia a Giorgio. Ah, forse ho capito. No, forse quando ho capito, ma anche nel caso della telepatia non è che leggono quello che vogliono, ragazzi. Cioè, anche nella telepatia c'è un passaggio di pensiero perché le due persone sono connesse, non perché uno legga il pensiero dell'altro così al 100%. No, forse Giorgio dicevi quando si va in astrale, per esempio, da una persona, no? E per quello mi ritornerebbe il discorso dell'intimità. No, no, ci sono tutti questi momenti, è come se ci fosse un velo sopra questo. Quando siamo in qualsiasi tipo di momento di intimità o se noi non siamo aperti in quel momento ad essere visitati, fra virgolette, non è che lo dobbiamo sapere, è qualcosa che abbiamo già dentro di noi, è la mente più profonda che fa tutto questo, che permette o no l'anima, che permette l'aura, prima o poi lo dico tutta la frase, che permette che ci possano venire a trovare, diciamo così, se è questo quello che intendevi. Poi. Sì, perché in un certo senso è chiaro, sì, è quello che dici tu, giustamente. E poi ecco appunto, tante persone non amano la discriminazione, tutte lotte, per l'ambiente, tutti animalisti, tutti vegani, tutti, tutti che fanno yoga, tutti, poi cioè, escono con un odio che congela proprio, no? Che tu dici, magari non fa niente, insomma, dice, guarda, mangia pure qualcosa di diverso, però riprenditi la tua serenità, insomma. In realtà dobbiamo cercare di accettare e accettare noi stessi come prima cosa. Per quello dico, non guardate tanto all'esterno se gli altri fanno così, ma guardate se risuona in noi, no? In voi, in noi. E io me lo chiedo spesso, dico, ma faccio questo? Dentro lo so sempre la verità, come la sapete tutti voi. Però chiedersi non fa, due volte anziché una non fa mai male. Quindi va bene, ecco, per esempio, essere contro la corrida. Certo, come possiamo non essere d'accordo, ma non è che ammazzi il torero. Questo è il concetto, capito? Perché se no sono sempre questi ego sconfinati con un sacco di traumi da superare, non assolutamente superati. Poi Monia dice tante volte dico, ma come si fa a non farsi certe domande? Da dove veniamo? Ma soprattutto dove andremo? Avere i cosiddetti paraocchi, lo so. Ma poi penso che anche io, scusa, non ci vedo più, fino a poco fa ero così e scatta qualcosa. Bravissima, bravissima. Scusa, perché dice, scusate che rido perché Alba ha risposto a Giorgio, cioè quelli sono i guardoni. Poi, allora. Non so perché si muove qua la foto mia, va su giù, fa quello che desidera. Allora, brava, sei vegetariana. E Anna Maria scrive: Pamela cara, io, è bella questa cosa, voi siete sempre attivi, io vi adoro proprio.
Io uso i social per farmi pubblicità e spesso ci resto male se le foto non vengono commentate, e poi però me ne faccio una ragione, pazienza. Ma tesoro, ma ci starò attenta, ci metto io un commentino. E quello dipende da perché ci resti male, capisci? No, cioè, perché si vede che in quel momento non c'erano persone interessate, magari perché non è che tutti guardano tutto allo stesso momento, è così. Maria Teresa dice: sono d'accordo con te, ci sono tanti fanatici e anche io mi sono chiesta come mai. Oggi me ne frego e partecipo a gruppi belli come questo. Bravissima, e quello è quello che dobbiamo fare. Donatella Vaccotti, ciao Dona, dice: ciao Pamela, ciao a tutti. Io penso che se noi continuiamo a reincarnarci, siamo stati o saremo tutto. Bravissima, esatto. Criminali o santi, giusto. Perciò questo sapere non mi porta a criticare, è quello che diceva prima, no? La mia amica. Allora, perché poi diventiamo tutti amici, guarda, è una cosa bellissima. Aspetta, aspetta. Perciò questo sapere non mi porta a criticare chi in questa vita non la pensa o non si comporta come me. A volte mi arrabbio, ma poi mi viene da ridere pensando a tutto questo. Sale, scende, scusate, è rimpazzito di nuovo. Allora, è quasi come se un universitario si perda a criticare un bambino delle elementari, brava, senza pensare poi che lo stesso universitario potrebbe ritrovarsi di nuovo a frequentare le elementari. Esattamente, bravissima. Aspetta, ciao, grazie, dici grazie, grazie, grazie a te, Anna Maria. Cercherò di seguirti. Allora, sì, esattamente, esattamente, Dona, hai fatto proprio. Hai detto appunto quello che diceva anche Barbara prima, no? Quando scopri che sei passato dalle stesse identiche cose, effettivamente tutta questa criticità, insomma, il fatto di criticare diventa davvero molto, molto secondario. Sì, ad oltremodo, ma come ormai sono proprio stanchissima. Oltretutto, ci dobbiamo ricordare che se non siamo un maestro asceso, abbiamo comunque tutti un lato oscuro, ok? Che dobbiamo assolutamente riconoscere come prima cosa. Poi lo dobbiamo integrare e lavorarci nella maniera migliore possibile, capito? Perché non è che il fatto di lasciare la nostra parte oscura, chiamiamola così, poco oscura, no, in un angolino dove non la vogliamo assolutamente accettare, dove la releghiamo, alla fine ci parla solamente di una psiche che frattura la personalità, capite? Quindi quell'ombra in realtà sta là in attesa proprio di esplodere, un po' come una pentola a pressione, capite? Invece no, la dobbiamo vedere e dire accettare, dice ok, questa è l'altra mia parte e non la utilizzo, non mi interessa, no? Perché se no noi la reprimiamo e una parte chiamiamola violenta, come per esempio il fatto della rabbia di cui ci stava parlando prima, mamma mia, oggi con i nomi guarda proprio, poi me ne ricordo di solito, Patrizia che diceva appunto che era molto arrabbiata. Già lì lei sta facendo un grande lavoro su se stessa perché non reprime quella parte potenzialmente aggressiva, capite? Perché altrimenti, avete visto che si è sempre detto che spesso, che ne so, delle persone che sono molto miti, per esempio in ufficio, poi magari sono aggressive a casa, no? Ma da qualche parte esce, capite? Quindi l'importante è riuscire a farla uscire, incanalare quella che è un'energia, anche quella, incanalarla in qualcosa di costruttivo e positivo. È un po' anche il fatto che succede con la sessualità, no? Il fatto di reprimerla troppo poi ovviamente porta a cose negative. Invece dobbiamo appunto accettare chi siamo e cercare di fare di noi persone migliori. La persona che sta facendo un buon cammino, qual è? È una persona che mantiene accanto a sé, cioè tu ti avvicini a quella persona e in qualche maniera stai bene. È una persona che ti fa stare bene, con la quale ti senti al sicuro, con la quale ti senti non dico amato, però quantomeno sicuramente rispettato, no? Ed è quella la cosa importante, il rispetto.
e un attimo solo, scusate, se no mi perdo di nuovo le vostre. Allora, vabbè, vado un po' più avanti. Allora, dice Mia, forse se ci conoscessimo personalmente non riusciremmo ad aprire il cuore reciprocamente. Sì, perché spesso poi è vero, quando c'è quel contatto così tanto vicino, alla fine effettivamente tante volte è difficile. È un po' come quando facciamo le regressioni, no? Che all'inizio qualcuno mi chiedeva, ah, ma come sarà a distanza? La stessa cosa, anzi, tante volte pure meglio, dico io, perché manca quel filtro che spesso si ha quando siamo nella stessa stanza, voglio dire, ed è molto 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 bello. Mia dice, sì, scusa, sempre quella, Maria Teresa Minardi dice il cammino del Dark Soul, già, esattamente, la guida, non è, ecco perché non mi mollano. Aspetta, che guardo quella quando è per il gruppo. Ok. Oh, e quindi ecco, non, cioè, ci sarebbe da dire tanto, però è quasi inutile. L'unica cosa, perché sapete bene dove, insomma, voglio arrivare, no? Al fatto di cercare di avere una visione, che non è facile, perché significa avere autostima, ma senza essere non umili. Quindi, sai, umiltà, autostima, spesso insomma sono i passaggi per arrivare ad averli in maniera molto equilibrata, passano sempre un po' da qualcosa di tutto quello che abbiamo detto, quindi alla fine accettiamolo, ma andiamo avanti, perché a volte non andiamo avanti perché non accettiamo di essere così, ok? E quindi diciamo no, e rimaniamo uguali, invece lo riconosciamo, lo accettiamo, lo lavoriamo, cambiamo. Poi Oriana dice, aspetta, aspetta, allora, posso chiederti una cosa? Ho seguito, certo che puoi, tutto, ho seguito una diretta di un signore molto colto e illuminato, molto di quello che ha detto mi risuonava, anche se non so perché nell'insieme questo signore mi sembrava distaccato. È arrivato il momento. È quasi che parlasse con sufficienza o controvoglia, molto osannato. Ho notato che non perdeva occasione per farsi pubblicità, ma questo può conciliarsi con temi spirituali. Mi ha lasciato un po' perplessa, ma forse è un mio limite. No, in realtà là c'è l'ego famoso che dicevamo, perché non sai che fra tanti scienziati, no, ci sono poi tante di queste persone che chiamiamo, fra virgolette, senza anima, se ne è parlato ieri in un corso che abbiamo fatto. Perché sono persone che effettivamente per qualsiasi motivo, ce ne stanno tanti, danno un giudizio senza metterci l'anima, diciamo così, che è più facile. Quindi è normale che poi, oppure si comportano in una maniera che sembra che non abbiano un cuore, no? Tante volte diciamo una persona senza cuore così, ma magari è preparatissima, capito? La preparazione non è uguale a buon cammino spirituale, perché c'è gente che non ha niente di preparazione, ma già sta in un cammino spirituale molto puro, per esempio. La preparazione serve a noi stessi soprattutto per essere più sicuri, o soprattutto, per esempio, nel caso mio, anche tante volte per vedere che effettivamente quello che io facevo già da piccola non è che lo facevo io da sola, e qua ci sarebbe il discorso, se ci ritorniamo, no? Al fatto che me lo deve dire l'altro, chi sono io, no? Io me lo sono lavorato, dico quanto mi interessa. Per esempio, io quando andavo a scuola ho avuto sempre dei problemi, no? Di ricevuta, di invidia ricevuta, ok? Perché? Perché non lo so nemmeno io, perché ci si chiede sempre perché dovresti, ma io ho pure chiesto effettivamente a una di queste ragazzine e lei dice non lo so, però perché siccome io non so come te, allora io sono invidiosa, beh, perlomeno lo sai, dico, no? Aspetta, perché dicevo questo? Arriva il sonno, ragazzi, le 23 sono vicine. E niente, che praticamente tutto questo alla fine, no, io me lo so perso sto coso, quindi andiamo un po' avanti e ritornerà, perché
Perché poi leggo, faccio tutto insieme, alle 23 non ce la faccio. La vecchiaia. Ok, no, andiamo avanti con questo discorso che dei nostri commenti. Prendi il buono e il resto lascialo stare. Ale, sei il famoso senza anima. E Patrizia dice, è possibile essere cresciuti con persone senza anima? Ok, qui come adesso chiamiamoli senza cuore, perché se no andiamo su un discorso più complesso. Hola Carmen, hola, muchas gracias. Sì, assolutamente sì, certo, siamo pieni di queste persone che sembra non abbiano un cuore, no? E quindi creano degli enormi problemi, senza nessun dubbio creano problemi, capito? Sì, poi vediamo se ci sono altre domande. Perché mancano pochissimi minuti. Vi dico una delle ultime cose che volevo dire, soprattutto per il fatto degli aiuti verso gli altri. Chiedetevi sempre, ci dobbiamo sempre chiedere, sono pronta o pronto per fare questa cosa che voglio fare, no? Perché effettivamente, sì, sono stanchissima, Alba, è vero, proprio distrutta. Ci dobbiamo chiedere effettivamente, siamo pronti, no? Possiamo fare questo, anche se è una cosa bella, perché voler aiutare gli altri è una cosa bella, ovviamente, no? Io tante volte dico, ma anche se fosse per ego personale, comunque l'aiuto è arrivato, va bene lo stesso. Meglio una cosa bella fatta per ego che una cosa brutta, cioè voglio dire, la palissiano. Quindi, insomma, sì, però ecco, il lavoro su noi va sempre comunque là, sempre fisso, andiamo avanti, come muli, zitti, zitti, e camminiamo. Attenzione a non proiettare i nostri problemi sugli altri, no? Che quella è una delle prime cose che si possono fare. Prima di aiutare un'altra persona, noi stessi dobbiamo stare moderatamente bene, che non significa che non abbiamo problemi, questo assolutamente no, non è così come dicevamo prima, ma essere equilibrati, soprattutto se una persona è passata attraverso tante esperienze negative, gli diventa più facile, no? Poi aiutare gli altri, perché sa già quello che sente la persona, per quanto sia, magari potrebbe essere diverso, però insomma è più facile, ovviamente, quando uno ci è passato è difficile non capire, ma semmai al contrario. Attenzione ai falsi guru. Questi falsi guru si riconoscono fra le tante cose perché bisogna sempre stare attenti a come parliamo, no? A quello che diciamo, a come lo diciamo, a ciò che diciamo. Come perché chiediamo, perché come se poi non fosse appunto un diritto poter chiedere quello che io dico, per esempio, a voi, no? Chiedete, chiedete, poi se io non sono troppo stanca rispondo, però tipo stasera, però chiedete, chiedete sempre perché siamo qua proprio per scambiare quello che possiamo scambiarci e tante volte io anche dalle vostre domande. Spesso riesco a sapere io dove devo andare, dico, ah, ma io questa cosa quanto l'ho approfondita, quanto l'ho capita, no? Quanto la posso riportare agli altri per far sì che possa essere utile. Quindi non raccontiamo bugie a noi stessi perché non vale la pena. Siamo assolutamente noi stessi, soprattutto con noi stessi. Quindi attenzione appunto alle persone con le quali devi stare attento a come parli, perché ogni volta cammini sulle uova, perché se no questi diventano, no, si arrabbiano, si offendono, eccetera, ragazzi, è un problema loro, ecco. Poi li trovate questi falsi guru, perché che succede? Non dicono, sembra come, fanno finta che loro non abbiano problemi. Una vita senza problemi non è una vita sulla terra, quindi cioè, è inutile. Ed è inutile questo atteggiamento, sempre tutto così, perché? Perché è come se volessero disumanizzare l'essere umano. Se non fossimo qua per essere esseri umani, saremmo da un'altra parte. Quindi siamo tutti qua in questa forma. Quindi analizzare i problemi degli altri e mai i propri.
significa che là, insomma, c'è un grande lavoro da fare ancora. Anche perché poi sconfina nella moralità, capito? Una moralità che spesso, come diceva appunto un'altra amica oggi, sì, prima, una moralità magari che vanno sempre in chiesa, però poi dopo peste e corna su tutte e tutti, capite? Quindi, oppure persone che pensano che nessuno le possa istruire perché pensano di essere in possesso della verità, capite? Nessuno dovrebbe potersi permettere di dire a un altro: io ho la verità, tu non hai nulla in tasca, no? Perché così non è assolutamente. Oh, se qualcosa ha dato fastidio, no, di quello che abbiamo detto, ovviamente è qualcosa che noi dobbiamo lavorare, perché delle volte si fa apposta, no? Io che cosa ho fatto io stasera in realtà? Ho contrastato il nostro ego per vedere, perché se si sente attaccato a quel punto attacca, no? Di nuovo, tante volte succede, invece qua non avete attaccato niente, siete stati bravissimi. Sono le 22:59, inizio a salutarvi, però vi devo leggere con tutto il mio cuore. Brava, e giustamente dice Mariella, fatevi guidare dall'istinto e dal cuore, esatto. Alba Fichi dice, si può rivedere, vero? Sono appena rientrata, non ho potuto seguirti. Certo, Alba, rimane online, grazie, anzi. E scusa, davvero, scusatemi tutti, sono stanca perché sono, a parte tutto il resto, anche sotto lavori e di nuovo trasloco, quindi proprio... stanchissima, però insomma, grazie, grazie di tutto, davvero. Ah, un'altra cosa, limitazione, avete visto quelle persone che imitano un altro, no? 23, faccio subitissimo. Allora, una persona che vede un'altra, siccome se ne fa proprio un'icona di quelle da mettere proprio là al muro, che io dico sempre al muro ci va solo, no? I santi. E inizia a copiare quella persona. Stessi capelli, stessi vestiti, stesso modo di fare, stesso modo di parlare, fuggite. Fuggiamo. Se noi lo facciamo, non possiamo fuggire da noi stessi, non dobbiamo fuggire da noi stessi, ma campanello d'allarme e al lavoro. E adesso, grazie Damiana, sì, Damiana, grazie Katia, tesoro, grazie a tutti voi. Grazie Alba, davvero. Grazie di cuore. Lo specchio, Drusi, ciao amorosa, grazie, grazie a tutti. Attaccami. Ai, ai, ai. Allora, non ho il tempo purtroppo per leggervi tutti, però vi leggo così in un altro trasloco, non ne posso più. Grazie da cuore a cuore, con tutto, tutto, tutto il mio affetto, veramente grazie di essere stati qua con me e ci vediamo lunedì prossimo. Grazie figlie, un abbraccio a tutti, grazie ancora e buonanotte. Thanks, Mariella.